La realizzazione non è una conquista, non è un traguardo. È solo realizzazione. Questo significa qualcosa che è sempre qui. Sei riuscito a vederlo solo ora. È la cosa più ovvia. Ma in questo momento il problema è che tutti gli strumenti di percezione che possiedi sono rivolti verso l'esterno, ma la sede della tua esperienza è dentro di te. Quando dico la parola vita, forse stai pensando alla tua professione, alla tua famiglia, alla tua auto, alla tua casa. No, questi sono tutti accessori. Questa è vita, non è così? Per ogni cosa che accade dentro di te, invece di aggiustare questo, cerchi di aggiustare tutto quello che ti circonda. È stato un piacere ascoltarti, incredibile, ma la mia domanda è: cosa posso fare per poter acquisire la tua capacità di chiarezza? Onestamente parlando, francamente, poche persone sono come te. Sono sicuro che l'hai sentito prima. Quindi, cosa ti rende così sicuro dall'interno e così franco, onesto, veritiero? Chiarezza di espressione. Il problema con l'essere umano in questo momento è questo. Abbiamo creato un mondo, abbiamo creato dei sistemi educativi in cui crediamo che gli esseri umani siano essenzialmente tutti sbagliati. Oppure la creazione sia del tutto sbagliata. O la fonte della creazione, o il creatore, sia del tutto sbagliato, e tu lo aggiusterai. Questa è un'idea contorta. Invece di prestare attenzione alla vita, tiriamo fuori filosofie e filosofie e filosofie. Le filosofie sono fantastiche spiegazioni per quello che non può essere spiegato. Se vuoi conoscere la vita, devi prestare attenzione alla vita, non è così? Adesso, sei d'accordo con me, signora, che questo meccanismo umano è la macchina più sofisticata sul pianeta? Sei d'accordo con me? Sei un dottore? Sì? Quindi, questa è una macchina così complessa. Questo è il super, super computer, d'accordo? Ti sto chiedendo. Ti sei preso la briga di leggere il manuale d'uso? Se capisci come questo funziona, sapresti come usarlo. Anche se prendi un semplice aggeggio come un telefono, più ne sai, meglio puoi usarlo, non è così? Sicuramente, venendo dall'India, sei stato sicuramente bombardato da questa cosa sulla realizzazione, la realizzazione del sé. Permettimi di metterlo in termini molto semplici. Realizzazione del sé significa, prima di tutto, cosa significa la parola realizzazione? La realizzazione non è una conquista, non è un traguardo. È solo realizzazione. Questo significa qualcosa che è sempre qui. Sei riuscito a vederlo solo ora. Questo significa che sei stato stupido per tutta la vita. Solo ora lo hai visto. Non hai inventato qualcosa di nuovo. Non ti sei arrampicato su una montagna. No, hai appena visto la cosa più ovvia che è sempre stata qui. Hai realizzato. Quindi, realizzazione significa che hai realizzato quanto sei stato sciocco. Ogni cosa stava proprio qui e non l'avevi capito. Quindi ci sono molti modi, ovviamente, poiché la maggior parte di voi è di origine indiana. Io non ho letto questo. Devo ammettere che non ho mai letto la Gita. Perché non mi è mai venuto in mente. Mi dispiace. So che questo è uno shock. Ma sai, vivendo in India, dei frammenti ne fluttuano sempre nell'aria ed è, sai, molti frammenti, ma non l'ho mai davvero studiata in alcun modo. Quindi quando a un certo punto
Arjuna chiese: qual è la natura di questa verità di cui stai parlando? Dov'è? Allora Krishna rise e disse: la più alta verità sulla tua vita è la punta del tuo naso. Ora, ci sono molte scuole di yoga intensamente focalizzate sulla punta del loro naso. Per favore, prova per 2 minuti. Ti verrà mal di testa. Non avrai l'illuminazione. Quello che sta dicendo è la cosa più ovvia. È la cosa più ovvia. Ma in questo momento il problema è che tutti gli strumenti di percezione che possiedi sono rivolti verso l'esterno, ma la sede della tua esperienza è dentro di te. La sede fondamentale della tua esperienza è dentro di te, ma tutti gli strumenti di percezione sono rivolti verso l'esterno. Quindi come dovrei farlo? Devi capire. Qualsiasi cosa, al di là della sopravvivenza, se deve entrare nella tua vita, necessita di un po' di sforzo. Diciamo che da neonato sei stato lasciato nella giungla, senza contatto umano. Se qualcosa di commestibile arriva davanti a te, proveresti prima le orecchie, poi con le narici, poi in qualche modo per caso troveresti la bocca? È così? Semplicemente sapresti dove metterlo, non è così? Quindi quello che sto dicendo è tutto quello che è necessario per la sopravvivenza. È integrato in te. Ci sei nato. I 5 sensi se ne occupano. Ma se vuoi conoscere qualcosa di più, devi sforzarti. Ad esempio, ti ricordi quando avevi 3, 4, 5 anni? Dovevi imparare a scrivere l'alfabeto. Quella dannata A. Quanto era complicata. E per di più, c'erano 2 versioni. Hai dovuto scriverla 100 volte per arrivarci. Non è così? Ma oggi, con gli occhi chiusi, puoi scrivere. Se quello sforzo non ci fosse stato, oggi potresti scrivere. Oggi conosceresti la lingua. Quindi, qualunque cosa oltre la sopravvivenza necessita di uno sforzo. Senza lo sforzo necessario non accadrà. Ci sono modi per percepire l'interiorità di chi sei. Ma sfortunatamente non c'è stato sforzo. Adesso abbiamo reso questa tecnologia così semplice, quasi come una scienza fisica. A più B equivale a questo. O 2 parti di idrogeno, 1 parte di ossigeno, l'acqua arriverà. Se un grande scienziato li mette insieme, verrà solo l'acqua. Un idiota lo mette insieme, verrà solo acqua. Quindi abbiamo reso tutti gli yoga sutra così, che se fai questo, questo e questo, questo ti accadrà. Così semplice. E generalmente chiedo alle persone circa 30-32 ore di tempo focalizzato per sviluppare uno strumento con cui possono rivolgersi all'interno. Oh, 30 ore è troppo. Sto dicendo, se non puoi dedicare un po' di tempo per sapere che cos'è questo, significa che la tua esistenza deve essere davvero senza valore. Se questo ha valore, devi prestargli attenzione, non è così? Se vuoi conoscere la vita, questo è vita, non è così? Quando dico la parola vita, forse stai pensando alla tua professione, alla tua famiglia, alla tua auto, alla tua casa. No, questi sono tutti accessori. Questo è vita, non è così? Ma non è stata prestata nessuna attenzione. La tua idea di aggiustare la vita è di aggiustare ogni tipo di cose. Un giorno è successo questo. Shankaran Pillai stava andando a casa. No, non ho finito. Shankaran Pillai stava andando a casa. Sono le 7:30 di sera. Le regole a casa, le regole della moglie sono: alle 20 deve essere a casa. Sono solo le 19:30. Pensò, c'è ancora tempo. Fammi bere un goccetto veloce e vado. Entrò nel bar del posto. Si fece un goccetto veloce, un goccetto veloce, un goccetto veloce, un goccetto veloce e un goccetto veloce. Poi guardò l'ora. Segnava le 2 del mattino. Sai, le persone che bevono sono come gli yogi, diventano senza tempo. C'è una certa correlazione. Quindi è tardi. Scese dallo sgabello e cercò di camminare. È un mondo così ingiusto.
Un uomo deve camminare su un pianeta rotondo. Come se non bastasse, gira. Noti che il pianeta è rotondo e gira solo quando hai avuto qualche goccia in più o qualche goccia manca tra le tue orecchie. O sei ubriaco, o hai le vertigini. Allora noti che il pianeta è rotondo e gira. Altrimenti pensi che sia piatto e vai avanti benissimo. Quindi con grande difficoltà camminava di sbieco e cercava di trovare la strada di casa. Stava attraversando un giardino, inciampò e cadde a faccia in giù in un cespuglio di rose. La sua faccia divenne un disastro. Poi in qualche modo arrivò a casa. E sai, questi buchi delle serrature sono così piccoli. Mise 20 minuti per trovare il buco della serratura. Poi trovò la via fino alla camera da letto. Poi andò in bagno e guardò la sua faccia. Era un vero disastro. Poi aprì l'armadietto dei medicinali. Tirò fuori medicine, cerotti, garze. Si sistemò e lentamente si infilò nel letto. Fortunatamente, la moglie ha il sonno profondo. Dormì. La mattina alle 8, la moglie prese un secchio pieno di acqua fredda e gliela rovesciò addosso. Ah, quasi affogato si svegliò. Disse, perché? Perché è solo domenica? Lei disse, stupido, di nuovo a bere. Lui disse, tesoro, 6 mesi fa te l'ho promesso. Da allora non ho toccato una goccia. Lo afferrò per la camicia e lo portò in bagno. E gli mostrò tutti i cerotti. Erano sullo specchio. Perché? Il motivo per cui le persone hanno perso la propria chiarezza. Il motivo per cui le persone hanno perso la propria chiarezza è solo per questo. Che se c'è qualche sofferenza qui, pensano, questo dovrebbe essere aggiustato. Se qualcos'altro succede, quello dovrebbe essere aggiustato. Se qualcos'altro succede, quello dovrebbe essere aggiustato. Ogni giorno la preghiera del mattino cosa significa? Cerchi di aggiustare Dio. Sì, stai cercando di aggiustare Dio, non è così? Quindi, giorno dopo giorno, per tutto ciò che accade dentro di te, invece di aggiustare questo, stai cercando di aggiustare ogni cosa intorno a te. Non c'è da stupirsi se sarai confuso. Abbiamo aggiustato il pianeta a sufficienza, almeno in questa parte di mondo. Se lo aggiusti di più, non rimarrà nessun pianeta. Ma le persone stanno scoppiando di estasi? No. Quindi, la chiarezza è stata persa semplicemente per questo. Se capisci, se la vita deve diventare davvero bella per te, questo deve essere aggiustato. Se capisci quest'unica cosa, la chiarezza sorgerà dentro di te.